Drop in on somebody, drop out of. Che cosa significano questi due phrasal verb? Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi ti rivelerò il significato dei phrasal verb che ho scelto per te per questa settimana. Drop in on somebody significa fare una breve visita a qualcuno, come per esempio in questa frase: If you pass by here, don't forget to drop in on me. Se passi di qui, non dimenticarti di farmi visita. Drop out of invece vuol dire da una parte ritirarsi quando parliamo di prove o gare, dall'altra abbandonare tutto, come in questa frase: Jeff dropped out of the race after a few kilometers. Jeff si è ritirato dalla gara solo dopo pochi chilometri. Oppure I dropped out of university, ho abbandonato l'università. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto alla prossima lezione con dei nuovi phrasal verbs. E nel mentre ti invito a fare delle frasi in inglese per fare pratica utilizzando i phrasal verbs protagonisti di questa lezione. A presto!